ci sono, anche se gli studi ancora non sono tanti, però si può dire che nelle malattie infiammatorie croniche intestinali, che sono un esempio di patologie immunomediate, ci sono dei sintomi che devono mettere in allarme gli specialisti, come per esempio il reumatologo, l'oculista e il dermatologo, che sono per esempio la diarrea cronica, quindi diarrea per più di 4 settimane, e diarrea notturna, e dolore addominale, perdita di peso, febbricola, oppure la presenza di malattia perianale è altamente indicativa di un paziente che già presenta altre patologie immunitarie di possibile malattia di Crohn, così come una storia di anemia cronica. Invece poi ci sono dei sintomi che anche il gastroenterologo deve prendere in considerazione quando visita un paziente con malattia infiammatoria cronica intestinale, perché possono indicare altre patologie. E in primis abbiamo il dolore infiammatorio lombosacrale, quindi il mal di schiena, che però deve essere un mal di schiena particolare, un mal di schiena che peggiora con il riposo, che è prevalentemente notturno o al mattino, che migliora con il movimento, e poi ovviamente la presenza di artrite, quindi articolazioni gonfie e dolenti. E poi ci sono altri sintomi o segni che possono indirizzare verso una patologia immunitaria di tipo cutaneo o oculare. Per esempio, quando si creano dei noduli rossi sulle gambe che fanno male, oppure delle ulcere cutanee, o più banalmente un eczema, un arrossamento con un po' di desquamazione, sicuramente devono indirizzare il paziente con malattia infiammatoria cronica intestinale dal dermatologo. Per quanto riguarda invece l'oculista, un sintomo come il dolore oculare associato all'arrossamento è un sintomo da non sottovalutare, deve richiamare l'attenzione dell'oculista.